decisione riguarda un po' tutti i tifosi coraggiosi che si sono presentati in massa allo stadio quest'oggi sfidandole in certe condizioni meteo, gli arbitri che preferiscono avere il massimo di visibilità, i giocatori che vogliono il campo al meglio e anche te Luca magari, perché vedo che stai scrutando il cielo. Benvenuti a tutti voi che ci seguite invece ben al coperto da casa. Che cornice di pubblico splendida, è certamente un'accoglienza degna del blasone delle squadre in campo. L'arbitro ha già dato il via alle danze. Luca, chi pensi possa essere l'uomo che davvero deciderà le sorti di questa gara? Per me sarà il croato Ivan Rakitic, un giocatore molto intelligente e versatile. Questo gli ha permesso di inserirsi alla perfezione nel meccanismo di gioco della sua squadra. Ha la grande capacità di prevedere e premiare gli inserimenti dei suoi compagni, piazzando la palla nel punto giusto al momento giusto. Sono d'accordo. E immagino che saranno d'accordo anche molti tifosi di questa squadra. Prova la giocata di Fino. Dembélé. Dembélé verso il centro. Nessuno arriva sul cross. E corner. Rakitic è pronto. Batterà tra poco il calcio d'angolo. Pronto al tiro. È un grande riflesso qui. Che grande parata. Il portiere ha risposto presente quando c'era bisogno di lui. Intervento pregevole. E non trova nessuno là in mezzo. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Pallone lungo in verticale. Griezmann allarga il gioco sulle fasce. Ulloa vuole il lancio filtrante. C'è la palla lunga in avanti. Il Barcellona ha prevalso l'ultima volta che queste due squadre si sono incontrate. I tifosi oggi si aspettano un'altra vittoria. Tentativo di allungare il gioco. Passaggio profondo per Dembélé. Prova a salire in aria. E c'è il gol. Un grande colpo di testa, ha colpito perfettamente il pallone come voleva. Ha colpito bene, con perfetta coordinazione, gran colpo di testa. Un gol del vantaggio, davvero pesantissimo. Non è mai facile aprire le marcature davanti a un pubblico ostile. Ora devono essere pronti alla reazione avversaria. Ulloa cerca lo spunto. Bella parata di Ter Stegen. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Guarda come fanno salire entrambi i terzini. Ma cosa stanno cercando di fare? Penso che l'idea sia quella di aumentare la pressione sugli esterni. In questo modo costringono gli avversari a stare bassi. Conclusione! Bel pallone filtrante, non è riuscito però a concretizzare. Certo, non sarà contento di aver sbagliato dopo essere stato messo davanti alla porta così. Un'occasione d'oro. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Palla Dembélé.
I due giocatori fanno sportellate. Prende l'iniziativa e la propone in avanti. Umtiti con l'intercetto. Palla di nuovo verso il centro. Prova il tiro. E anche stavolta niente di fatto, incredibile. Hanno avuto diverse occasioni da gol. Ci sono andati ripetutamente vicini. Se insistono, prima o poi la rete arriva. Titi. Arthur. Scodella in avanti. Il Barcellona sta tenendo la palla molto di più e c'è il risultato a dimostrarlo. Avanza, occhio al tiro. Lungo passaggio in avanti. Risolve una situazione che poteva diventare insidiosa. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Ulloa si guarda intorno. L'avversario ha avuto la meglio. Palla filtrata. Griezmann! E trova un gol incredibile! Una giocata perfetta! Due gol di scarto tra loro e gli avversari adesso. Una conclusione assolutamente imparabile. Ha impattato il pallone alla grande ed è riuscito a metterlo dove il portiere non sarebbe mai potuto arrivare. E si riparte da un netto 2-0. Si trovano nella posizione ideale per chiudere l'incontro. Gli avversari concederanno qualcosa in difesa nel tentativo di recuperare. Gioca una palla lunga. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Arthur. Umtiti. Sicuri in fase di palleggio. Provano a ripartire da dietro. Tenta di scavalcare la mediana. Lenglet legge bene l'azione, blocca il pallone. Scodella in avanti. C'è la palla lunga, in avanti. È ben posizionato e spazia via la palla. Iniziativa promettente, ma gli avversari hanno fatto buona guardia. Ulloa. La gioca in profondità. Opportunità di ripartire. Difesa ancora decisiva. Ha provato l'azione individuale, senza successo però. Ecco Griezmann. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. L'idea del passaggio era giusta, gli è mancata la sensibilità nell'esecuzione del gesto tecnico. Griezmann. Da lì può segnare. Il cronometro arriva al 30° giro di lancetta. Palla lunga a cercare il reparto offensivo. Pallone lungo in verticale. Rakitic. Rakitic non riesce a servire il compagno. La giocata troppo corta. Il suo sguardo di scuse al compagno dice veramente tutto. Non gli ha proprio dato il tempo di ragionare. Bella apertura. Palla verso il centro dell'area.
Lenglet. Arthur. Palla oltre la linea, gioco fermo. Dunque, rimessa laterale. Rakitic la mette in avanti. Mario Suarez, di forza. Dembélé. Lancia il pallone in avanti. Ulloa va a raccogliere il passaggio. Ecco un pallone in avanti. Arthur. Ottimo il fraseggio. La gioca all'indietro. C'è il tiro! Allontana la minaccia. Palla riconquistata immediatamente. Continua ad andare. Palla al piede. Ecco Griezmann. Prova a scavalcare avversari con una palla lunga. Cerca il tiro. Conclusione sul fondo. Il tiro non è stato un granché. Ha avuto il coraggio di provare. Cerca il passaggio profondo. Buona occasione per Ulloa. Sulla destra. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Dembélé riconquista la palla. Grande spirito di sacrificio dell'attaccante che recupera un buon pallone. La generosità che ha mostrato anche in questa occasione dimostra che è un attaccante davvero completo. Prosegue nella sua corsa. Si fa largo con grande determinazione. Può crossare. È attento e allontana senza problemi. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Primo tempo che finisce qui. Squadra a riposo, opinioni sulla gara fin qui? Dovrà decidere se cercare di allungare ulteriormente il distacco o se pensare a difendere il bottino di due reti con cui inizierà la seconda parte. 2-0 dunque alla fine di questa prima frazione. Partiti, è iniziato il secondo tempo. Palla Dembélé. Arthur. Gioca con un pallone lungo. Decidono di giocarla all'indietro. Lancio lungo del portiere. Ennesima palla recuperata. Umtiti.
Beh, non aveva scelta in questa occasione. Può provare. Il portiere si oppone. Questo errore potrebbe essergli fatale. Ecco il tiro. Buono comunque il riflesso sul cross. Griezmann si è allargato molto bene, portandosi dietro un paio di difensori e aprendo lo spazio proprio in mezzo. Jordi Alba. Mostrano un buon controllo del gioco. Abdoulaye. Cerca la profondità. Va dato atto al lavoro magistrale della difesa. Sta togliendo ritmo all'offensiva degli avversari. C'è la palla lunga in avanti. Griezmann. Riceve in ottima posizione. Ottimo dribbling. Arthur. La mette in mezzo. E non ci arriva nessuno. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Prova a giocarla in profondità. Prova a verticalizzare. La gioca sulla destra. Interessante azione sulla fascia destra. Riesce ad intercettare. Rakitic. Abdoulaye. Palla in avanti verso il compagno. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Lungo passaggio in avanti. Griezmann. Ci prova. Palo. Ecco il cross. E il portiere la fa sua. Esempio perfetto di marcatura, gli hanno impedito di andarsene via palla al piede. Ecco Coutinho. Il discorso qualificazione sembra ormai chiuso, la tentazione di abbassare i ritmi della manovra è più che giustificata. Buona occasione per Ochoa. Pallone buono per la sua iniziativa offensiva. La difesa fa il suo, allontana la palla. Jordi Alba. Noto marcatura asfissianti, non si concede niente. Troppe chance concesse. Gli attaccanti dovevano essere contenuti meglio. Ochoa si allunga per arrivare al pallone. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Griezmann! Non si fermano più, ancora a segno! Vantaggio di 3 reti e potrebbe anche essere il gol della sicurezza. Un tiro pazzesco, ha preso un giro folle e si è insaccato. Semplicemente fantastico. Certo, con i palloni di oggi fare dei tiri carichi di effetto è più facile, ma secondo me l'ha cercata e l'ha messa proprio dove voleva. Grandissima esecuzione. E con questo segna una doppietta. Davvero una grande partita. A 0 dunque. Pallone lungo in verticale. Umtiti ha fatto buona guardia. Scodella in avanti. Buona occasione per Ochoa. Attenzione al tiro. Parata facile.
Ochoa. Provano a partire in velocità. Vede la porta. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. È libero di creare pericolo. Si libera alla grande. Può metterla in mezzo. Può concludere. L'aveva colpito bene. Era un buon tiro questo. Hanno proprio bisogno dell'iniezione di fiducia che gli darebbe un gol. Lo cercano un po' da tutte le distanze. Lungo passaggio in avanti. Occhio alla conclusione. Grande parata che evita il gol. Bordate del genere possono essere pericolose anche da quella distanza. Non stavolta però. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Lenglet. Coutinho. Rakitic. Tocco preciso. Occasione. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Palla di nuovo sotto il loro controllo. C'è la palla lunga in avanti. Se ne va. Lenglet. Molto solido il suo intervento difensivo. Non si è fatto superare. Cerca l'uomo là davanti. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. Abdoulaye. C'è il lungo pallone in avanti. E no, niente, è finito in fuorigioco. Tutte e due le squadre hanno optato per il cambio. Pallone regalato agli avversari. Pallone promettente, il difensore può spingersi in avanti. Il cross non era male, brava la difesa in questa situazione. Lungo pallone in avanti. Bell'anticipo, pericolo sventato. Scatta verso il pallone. Ecco un'occasione di contropiede. Va al cross. Passaggio sulla destra. L'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. C'è il lancio lungo. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Dembélé. Può tentare la conclusione. Sono a un passo da entrare nell'elite europea per la prossima stagione. Il pallone lo stanno facendo girare bene. Sono in attesa dell'occasione giusta per cogliere di sorpresa gli avversari. Pallone intercettato. Intervento davvero provvidenziale. Pallone lungo in verticale. Non può sbagliare. Sceglie il lancio lungo. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Lungo passaggio in avanti. Prova a fare tutto da solo. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Qui non è stato sufficientemente preciso nel passaggio.
Vidal, di forza. Ecco Griezmann. Coutinho. Griezmann ci ha provato, non è riuscito a servire bene il compagno però. Jordi Alba. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Cercano l'azione veloce. Buona l'azione sulla destra, vediamo come evolve. Qui deve tirare. Bella parata! Il portiere ci arriva con la punta delle dita. Nuove energie dalla panchina, vedremo cosa cambierà tatticamente nel loro scacchiere. Sostituzione comprensibile. Sembra... Bell'intervento del portiere. Intervento al limite, ma mi è sembrato regolare. Vuole la profondità. Ecco il tiro! E in questo esatto momento l'arbitro dice che può bastare. C'è il fischio finale. Molte cose positive oggi, direi. Soprattutto lo straordinario momento degli attaccanti. Che idee ti sei fatto sulla partita di oggi, Luca? Il Barcellona era più forte sulla carta, lo sapevamo già, ma l'ha confermato anche sul campo, fin dalle battute iniziali. Ha vinto la squadra che se lo meritava. Non c'è altro da aggiungere. Siamo ai saluti finali.